immagini di quanto mi piace il suono di Radio Freccia. Il 6 luglio a Bologna sarà il quarto, vi aspettiamo per una tanta prima. Partito questo freestyle, saranno qui per divertirsi e divertire con tutte le vetture che si stanno predisponendo per il Master Show, che ricordo ragazzi, il Master Show lo dedichiamo sempre a lui perché sarà il più importante trofeo che distribuiremo in questa fine stagione. Marco Simoncelli. Oh!
203 parte la copista, mentre la 204 parte la box. Due giri. Va a cercare il tempo per queste vetture storiche del secondo raggruppamento. La prima finale del gruppo 2, raggruppamento 2, andiamo a verificare il pronti via proprio tra qualche istante. Viene dato a livello semaforico il pronti via, semaforo rosso, arancione, poi il verde che arriva, attenzione, si alzano i motori, parte questo Master Show 2019. La doppia S, la 203 si infila in questo momento della S, Superski, mentre Musli sta percorrendo la parte opposta della pista. Vediamo Superski in questo momento al cambio di direzione, il curvone che lo riceve, la spazzolata per uscire e poi l'inserimento in corsia box. Ha un pettine davanti a sé da saltare, non deve abbattere nessun birillo, perfetto, saltato bene, poi via, tutto gas. Mentre vediamo, gira bene anche la macchina. Bisogna fare molta attenzione perché quando si rimette a terra la macchina il salto può far sfondare la vettura e il rischio è davvero bello pesante. Quest'anno, l'anno scorso era meno elevata l'altezza del ponte, del salto, quest'anno è davvero importante. Siamo ormai all'uscita. Entrata in corsia box anche Musti, andiamo al passaggio della chicane. Caffi che si prepara, vediamo, Caffi
lo presti sana. Allora, com'è? C'hai l'anima che vibra. Sì. Nessuno sente qualcosa? Nessuno sente parecchio. Io sottoscrivo in pieno altro che. È una roba da paura, veramente bellissimo, uno spettacolo il Mozzarelli Show. Bene, 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 allora andiamo a vedere questa sfida, attenzione, abbiamo l'ex di Formula 1, Alex Cappi, navigato dal giovane figlio, sì. Che si chiama Nicolo Cappi, ed è la sua prima esperienza agonistica, legge le note, ma in realtà guarda un po' come fa a guidare. Mentre dall'altra parte abbiamo la coppia Lopresti Sala. Sguscia dalla S e si porta alla curvone via Sono. Eccoci all'uscita, Lopresti arriva benissimo alla corsia dei box, c'è un dente da saldare. Eccolo, arriva dall'altra parte la verde 911 di Alex Cappi. Entrando benissimo, vediamo come ne sguscia fuori, ma secondo me Lopresti ha qualcosa di più, è stato più efficace Lopresti nella S dopo il doppio cambio di direzione e il salto. Ora c'è Cappi che va a cercare l'ingresso nella corsia dei box, eccolo uscire, il dente che arriva in questo momento e via verso la corsia dei box, dall'altra parte arriva. Vantaggio Alex Cappi, quello che è successo allora per un po'. Potete vedere da uno schermo grande che è piazzato lì sulla corsia di Boxing. Questa volta ha rischiato di meno il salto. È entrato però sempre molto bene nella S, esce il tratto rettilineo, il colpo di reni che lo porta alla curva della parabolica. Ci arriva in questo istante e si va alla ricerca della corsia dei box, eccolo. Via, si va ora a cercare il pettine, superato, passa Alex Cappi. Nella S la fa girare bene, non è facile, con queste vetture non è assolutamente facile. Certamente la vettura Rally ha la capacità di sgusciare bene dalla curva contro curva, di spazzolare la grande, ma far spazzolare le Porsche 911 è un lavoro davvero importante e difficile. Eccolo lì, Alex Cappi, colpo di accelerazione.
sono col numero 6 Andrea Cugnola, vincitore del Rally edizione 2019, parte lato tribune, mentre lato corsia box parte Pierino Longhi. Pierino Longhi. Siamo pronti con due piloti veri di rally e qui vedremo come si comportano. Attenzione JD, anche nessuno sta a guardare. Tra l'altro JD è salito in macchina con Piero Longhi, se la ricorda bene la sensazione. Sì, salito in macchina con Longhi. Sì, abbiamo fatto il giro qua nel circuito. Ma non l'ha visto nessuno. Non l'ha visto nessuno. Non era assolutamente sangue a lavorare, invece lui si diverte. Ok, siamo pronti per dare il via. Il passaggio di Andrea Cugnola pulitissimo, velocissimo, con una determinazione assoluta, va là, la fa girare in parabolica per poi pulito rientrare in zona corsia dei box. Eccolo al salto del dente, deve stare attento a non abbattere assolutamente nulla, infatti è così, e poi via di accelerazione pura sulla corsia dei box. Dall'altra parte arriva la sua vettura. Santini si gettano al capofitto nella S, destra, sinistra, molto bene, poi via il tratto rettilineo, il colpo di Rini che li porta a girare in parabolica, gira anche in parabolica Pierino che va in questo momento all'uscita della parabolica, infila la sua polo in corsia box, il pettine perfetto e poi via. Cugnola è là, vantaggio Cugnola, Pierino Cugnola. Spostata di un millimetro al salto, siamo in questo momento all'uscita della S, di nuovo là la staccata della parabolica, l'uscita dalla parabolica che arriva in questo momento ancora una volta perfetta, pulita e deciso e veloce, senza sfavature, senza spandare più di tanto, senza perdere nulla, e siamo all'uscita del dente, si va sul lungo rettilineo. Santini, poi via a cercare il tratto rettilineo, molto bene, è uscito benissimo questa volta Pierino Longhi con una velocità sicuramente superiore rispetto al giro precedente, l'altro è là al cambio di direzione, vediamo, Pierino entra in corsia box, salta il dente, ma Andrea Cugnola è già pronto con la mattina scacchi e vince la sfida. Vai con i tempi, poi andremo a selezionare i migliori tempi delle semifinali. Ha vinto vettura per Yates, quindi due Hyundai 20 in uscita parte, dovrebbe partire l'arco tribune,
sì, sì, lato tribune, mentre... Non sappiamo, non crediamo sia, non è un problema di vettura, credo sia un problema di semaforo. È partito Iates, bandiera rossa. Bandiera rossa e Iates tornerà nella sua postazione, molto ovviamente un problema semaforico che ha costretto la direzione gara a ripetere questa partenza. Adesso vedete che la Hyundai di Iates ritorna proprio nella sua postazione, avrà il favore di fare un altro 360 per tenere sempre altissima la temperatura delle gomme. Hyundai i20, se ce l'avete ricordatevi, questo è il modo di scrittare le gomme. Siamo pronti. È uscita e Mattia Di Castri non fa parte. Adesso si alza. La sua vettura che ora scivola dentro la S, molto veloce, ne esce per andare a cercare con un colpo di rene il cambio di direzione là in parabolica. Vediamolo, è buono l'uscita dalla parabolica, poi entra nel cambio di direzione che lo porta in corsia dei box, il dente che lo riceve in questo momento, passato bene e via, l'uscita che va a cercare il numero di Pino. Il suo passaggio sotto la nostra postazione, vediamo, la S percorsa davvero molto bene, si va in questo momento in prossimità della parabolica, eccoli in uscita della parabolica, ha un leggero, no, tutto bene, è passato anche dal dente senza nessun problema ed ora si va verso la corsia dei box. Che qui valgono i tempi, bisogna vedere chi ha il miglior tempo. Siamo in alta, si va in alla S, si esce dalla S con l'uscita di Castri per due ruote nell'erba, però non si scompone, riesce ad avere comunque velocità per andare a cercare il cambio di direzione là e alla parabolica, poi quello che lo porterà fino dentro alla corsia dei box, ed è in questo momento in corsia dei box l'uscita va a cercare l'ultima parte del giro. Ancora una volta la S per Iates, che fa scivolare fuori dalla S la sua Hyundai i20, anche lui arriva all'attacco della parabolica, qualche piccola indecisione ma comunque scivola via senza grossi problemi, entra in questo momento in corsia box. Vediamolo al dente, anche lui passa senza problemi, sfiorando i birilli, ma c'è l'uscita! Tempi realizzati da Lucita e da Iates. Vi auguro tutti e due estremamente veloci. Complimenti e ricevono l'applauso del pubblico. Thank you.
cambiato chiaramente, complimenti. Passano il turno e vanno poi alle semifinali, faremo poi le finali e troveremo il Master Show 2019 della R5. Attenzione, tutto è pronto. Dalla nostra parte arriverà Marco Bonanomi, ex pilota ufficiale di casa Audi. Attenzione, via, partiti in questo momento. Bonanomi, Mirolo, secondo cambio di direzione, altrettanto pulito, giù i cavalli, sfiorando nell'esterno, passato. Velocissimo, arriva proprio alla S, attacca la S in questo momento, molto bene, ne esce dalla S per andare a cercare con un colpo di reni la staccata che lo porterà all'inserimento della curva all'altezza della parabolica. Eccolo uscire, molto veloce, molto veloce, un'impuntatura all'uscita della parabolica, si va dentro la corsia dei box, ne esce in questo momento, via veloce sulla corsia dei box. La seconda, la terza, anzi quattro per le elezioni con la seconda maglia, e Tommaso va a cercare la S, ci si infila come un serpente, scivola fuori e poi via a cercare la staccata della parabolica, la trova, gira bene, forse leggermente meno efficace di Bonanomi, ma lo vedremo solo sopra la bandiera scacchi. Siamo all'uscita della zona parabolica, entrato in corsia box, salta il dente, via, dov'è Bonanomi? E là, sta arrivando, attenzione, andato Bonanomi avanti poco, bellissima la spazzolata che ci regala in questo momento, la quarta spazzolata sempre superiore. Dai Marco, è entrato bene anche nella S, gestisce bene la sua cavalleria, 3.20, 3.30, chissà quanti cavalli ha sotto questa Skoda Fabia che in questo momento si trova proprio all'altezza della parabolica, eccoli in uscita, molto bene, si va a cercare la corsia dei box, Bonanomi, il talento di Bonanomi si è formato proprio qui nel tempo della velocità, a Pirillo, un Pirillo ha battuto la Bonanomi che ora va lungo la corsia dei box, ha battuto Pirillo nella zona del salto per De Tommaso, che di nome fa Damiano, davvero che esce bene dalla S per lanciarsi alla staccata della parabolica che lo riceve in questo momento, gira bene, bene in parabolica, bravo Damiano, e siamo all'uscita della stessa per portarci sfiorando l'erba in esterno proprio sulla corsia dei box, i denti lo salta lui senza prendere nulla, si va in prossimità del traguardo, Damiano del Tommaso, bravo Marco, viva nel tempo, lo ricordo. Marco Bonanomi e Gigi Pirolo, forza, forza ragazzi! Ecco.
dal lato interno all'esterno si schiererà lo spagnolo. Signori, questa è la VRC Plus. Questa macchina è stata presentata 2 anni fa ufficialmente dalla Hyundai nel tempio della velocità. E la I30 vince nella mondiale costruttori ed ora è qui per ricordare il tempio della velocità per la fortuna che ha portato all'ultima della Hyundai. Veramente strepitosa la stagione ed ora ce la godiamo. Qui ci sono oltre 400 cavalli da controllare in tutte le staccate, in tutte le accelerazioni, al salto, sarà spettacolo vero. È la prima sfida, pronti? Comunicato agli amici del pubblico, siamo nella corsa dei box, vediamo